Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. Impennata del Covid in provincia di Arezzo con oltre 530 nuovi casi. La differenza la fanno i tamponi effettuati, più di 3.000, l'altro ieri più solo 800. Il virus si riscontra in 33 comuni, nel capoluogo ci sono 115 casi. Montevarchi segue con 55. Stazionare la situazione dei ricoveri al San Donato sono 21, i guariti 566 superano i nuovi casi. Scontro automoto sulla regionale 73 Senese Aretina all'altezza di San Leo di Anghiari. Nell'urto il conducente della moto è stato sbalzato a terra, le sue condizioni sono serie, è stato portato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi con l'elisoccorso Pegaso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti Croce Rossa di San Sepolcro e Vigili del Fuoco, rilievi di legge dei Carabinieri di San Sepolcro. L'Arezzo ottiene un buon pareggio sul campo di Piancastagnaio contro la Pianese, la partita finisce 2-2, il pareggio definitivo è avvenuto proprio nei minuti di recupero su calcio di rigore, in verità un calcio di rigore piuttosto netto e evidente, un pareggio comunque meritato dalla squadra amaranto che ha giocato una buona partita su un terreno comunque difficile e contro un'avversaria molto attrezzata. 2-2, l'Arezzo quindi conferma di essere in un buon momento di forma in questa fase finale della stagione e speriamo che sia di buon auspicio per gli impegni futuri. Queste erano le nostre breaking news.